Piccola mia, sì che piange dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina, perché tuo marito ti vuole abbandonare. Non sai che cosa fare. E implori un consiglio dalla tua vecchia zia, che supponi espertissima. Non la so così lunga come credi. Tuttavia non sono così ignorante in quell'arte di amare, o piuttosto di farsi amare, che mi pare ti manchi un po'. Alla mia età posso tranquillamente confessarlo. Tu hai per lui, così mi dici, solo attenzioni gentili, dolcezze, carezze, baci. Forse il male viene di qui. Credo che tu lo baci troppo. Cara mia, noi abbiamo tra le mani il più terribile potere che esista, l'amore. L'uomo, dotato della sua forza fisica, lo esercita con la violenza. La donna, dotata del suo fascino, domina con le carezze. Sono la nostra arma, un'arma terribile, invincibile, ma che bisogna saper adoperare. Devi dunque sapere che noi siamo le padrone della terra. Raccontare la storia dell'amore, dalle origini del mondo ad oggi, sarebbe come raccontare l'uomo stesso. Tutto viene dall'amore. Le arti, i grandi fatti, le usanze, i costumi, le guerre, i crolli degli imperi. Nella Bibbia trovi Dalila, Giuditta, nella leggenda Omfale, Elena, nella storia le Sabine, Cleopatra e molte altre. Dunque, noi regniamo, sovrane, onnipotenti, ma come i re dobbiamo saper fare uso di una delicata diplomazia. L'amore, cara piccola mia, è fatto di finezze, di sensazioni impercettibili. Sappiamo che è forte come la morte, ma sappiamo anche un'altra cosa, che è fragile come il vetro. Il più piccolo urto lo manda in frantumi. Il nostro dominio crolla e noi non possiamo far niente per riedificarlo. Abbiamo la facoltà di farci adorare, ma ci manca una cosa piccolissima. Il discernimento delle sfumature nella carezza, il fiuto sottile del troppo e la manifestazione della nostra tenerezza. Nei momenti d'amore perdiamo il sentimento della finezza, mentre l'uomo, invece, l'uomo che noi dominiamo, rimane padrone di se stesso, capace di giudicare il ridicolo di certe parole, la mancanza di equilibrio di certi gesti. Sta bene attenta a questo, piccola mia. È il punto debole della nostra corazza. È il nostro tallone d'Achille. Lo sai di dove viene la nostra vera potenza? Dal bacio, soltanto dal bacio. Se noi sappiamo tendere e abbandonare le labbra, possiamo, solo per questo, diventare regine. Il bacio è soltanto una prefazione, tuttavia, ma una prefazione piena di fascino, assai più deliziosa che l'opera stessa. Una prefazione che si rilegge incessantemente, mentre non si può sempre rileggere il libro. Sì, l'incontro di due bocche è la più perfetta, la più divina sensazione che sia data agli umani. L'ultimo, il supremo limite della felicità. È proprio nel bacio, soltanto nel bacio, che si crede talvolta di sentire quell'impossibile unione delle anime che cerchiamo, quella commistione di cuori in tumulto. Ricordi i versi di Sally Prudhomme? Gli amplessi sono slanci inquieti, inutili sforzi del povero Eros che tenta l'impossibile unione d'anima e corpo. C'è un solo abbraccio che dà quella sensazione profonda e materiale di due esseri che diventano uno. È il bacio. Ogni altro violento delirio del completo possesso non vale quel fremente avvicinarsi di due bocche, quel primo contatto umido e fresco, e poi quella presa ferma, lunga, lunga, dell'uno contro l'altra. Dunque, bella mia, il bacio è la nostra arma più forte. Per questo bisogna stare attenti a non spuntarla. Il suo valore
non te ne dimenticare, è relativo, è una convenzione. Cambia incessantemente, secondo le circostanze, la disposizione del momento, lo stato di attesa e di estasi dello spirito. Ti porterò un esempio. Un altro poeta, François Coppée, ha composto un verso che abbiamo tutti nella memoria, un verso che troviamo adorabile, che ci fa trasalire fin nel profondo del cuore. Dopo aver descritto l'attesa dell'innamorato in una camera chiusa, una sera d'inverno, le sue inquietudini, le sue nervose impazienze, il suo orribile timore di non vederla venire, lei racconta l'arrivo della donna amata, che alla fine entra in fretta, ansimante, portando con sé una folata di freddo e allora grida «Oh, i primi baci, attraverso la veletta!» Non è forse questo un verso che rivela un sentimento squisito, uno spirito di osservazione delicato, incantevole e anche una verità assoluta? Tutte coloro che sono corse a un appuntamento clandestino che la passione d'amore ha gettato nelle braccia di un uomo li conoscono molto bene, quei deliziosi primi baci attraverso la veletta, e continuano a fremerne. Tuttavia quei baci acquistano fascino soltanto dalle circostanze, dal ritardo, dall'attesa ansiosa. Ma in verità, dal punto di vista puramente, o se preferisci, impuramente sensuale, sono detestabili. Rifletti, fuori fa freddo. La giovane donna ha camminato svelta, la veletta è tutta umida del suo alito freddo, rappreso, goccioline d'acqua brillano fra le maglie del merletto nero. L'amante si precipita, incolla le sue labbra ardenti su quel vapore di polmoni liquefatto, il velo umido che trattiene fortemente il sapore poco nobile dei coloranti chimici penetra nella bocca del giovane, gli inumidisce i baffi. Delle labbra dell'amata quel poveretto non gusta proprio nulla, all'infuori del sapore della tintura di un merletto inzuppato di alito freddo. Tuttavia, noi tutte, come il poeta, esclamiamo «Oh, i primi baci attraverso la veletta!» Sicché il valore di questo bacio è assolutamente convenzionale. Tuttavia bisogna guardarsi dal disprezzarlo. «Ebbene, cara mia!» Ti ho tenuta d'occhio in numerose occasioni e mi sono accorta che non ci sai fare. Non sei la sola, d'altra parte. La maggior parte delle donne perde la propria autorità a causa dell'uso dei baci. Dico, di baci intempestivi. Quando si accorgono che il marito o l'amante è un po' stanco, che si trova in uno di quei momenti di abbattimento in cui il cuore ha bisogno di riposo come il corpo, invece di comprendere ciò che accade in lui, si accaniscono con carezze inopportune, lo affaticano con la ostinazione delle loro labbra tese, lo stancano stringendolo continuamente e senza ragione. Credi alla mia esperienza. Prima di tutto non baciare mai tuo marito in pubblico, in treno o al ristorante. È di pessimo gusto. Reprimi il tuo desiderio, altrimenti egli si sentirà ridicolo e se la prenderà con te e diffida soprattutto dei baci inutilmente prodigati nell'intimità. Sono sicura invece che tu ne fai uno spaventoso spreco. Ti ho vista un giorno e mi facesti molta impressione. Certo non te ne ricordi. Eravamo tutti e tre nel tuo salottino e siccome non vi vergognavate davanti a me, tuo marito ti teneva sulle ginocchia e ti baciava a lungo sulla nuca, con la bocca tra i capelli corti del collo. All'improvviso hai gridato «Il fuoco!» Non ci pensavate più, ma il fuoco si spegneva. Alcuni tizzoni anneriti, quasi spenti, rischiaravano appena il caminetto. Allora lui si è alzato, si è slanciato verso la cassa della legna e lì dentro ha tratto due ciocchi enormi, portandoli poi con grande fatica. In quel momento sei andata verso di lui con le labbra che mendicavano un bacio, mormorando «Baciami!». Egli ha voltato la testa con sforzo, sostenendo a fatica i ciocchi. Allora
Hai posato dolcemente, lentamente, la tua bocca su quella del malcapitato, che è rimasto col collo torto, le reni incurvate, le braccia piegate, tremante di fatica, di sforzo disperato. Facesti durare un'eternità quel bacio, che invece era un supplizio, e non vedevi, e non capivi. Poi, quando lo hai lasciato libero, ti sei messa a piagnucolare. Come mi baci male? Perbacco, mia cara, sta attenta. Abbiamo tutte noi questa sciocca mania, questo bisogno incosciente e stupido di precipitarci nei momenti peggio scelti. Quando lui porta un bicchiere pieno d'acqua, quando si infila le scarpe, quando si annoda la cravatta, quando, insomma, si trova in una posizione faticosa. Lo immobilizziamo con uno scomodo abbraccio che lo fa rimanere per un minuto fermo in un gesto appena cominciato, con il solo desiderio di sbarazzarsi di noi. Soprattutto, non giudicare insignificante e meschina questa osservazione. L'amore è delicato, piccola mia, un niente lo sciupa. Tutto dipende, sappilo, dal tatto con cui distribuiamo i nostri vezzi. Un bacio dato male può fare molto male. Metti in pratica i miei consigli, la tua vecchia zia. Colette.